rammarico per l'inizio, abbiamo approcciato con un po' troppo di timore reverenziale, forse sbagliato dire così, non abbiamo rotto il ghiaccio, ecco, nient'altro, nient'altro che più rompere il ghiaccio, non ci siamo riusciti subito e questo ci ha penalizzato con un primo quarto a 23-9. Da lì in poi abbiamo giocato un secondo quarto alla pari e un secondo tempo direi superiore a quello di Legnano, poi questi finali si decidono sui particolari, sui dettagli, non dobbiamo fossilizzarci sull'ultimo tiro ma sugli ultimi possessi offensivi e sugli ultimi due o tre buchi difensivi che hanno permesso a Marino, in particolare comunque a Legnano, di fare dei canestri facili e trovare due tiri liberi poi decisivi di Terenzi. A livello difensivo, a prescindere dalla zona uomo, nel primo tempo ci facevamo battere troppo facilmente sul primo passo e abbiamo subito 44 punti. Invece nel secondo tempo ne abbiamo subiti 28, super difesa dei ragazzi nel secondo tempo, gli devo solo fare i complimenti, hanno messo tutto quello che avevano e come dopo vigevano devo solo complimentarmi, io mi sento di complimentarmi anche oggi, perché venire qua a partire 23-9 con Legnano che oggi è in palla, giocano tutti bene, noi reagiamo e andiamo a un dettaglio da vincere una partita per una squadra come noi è tanta roba secondo me.